Benvenuto a Virginia Raggi, candidato sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle, per la prima volta a Omnibus, e a Carlo Bonini, bentornato della Repubblica, bentornato a Omnibus naturalmente. Allora Virginia Raggi, ieri lei ha incontrato Beppe Grillo, poi abbiamo visto nelle immagini, che non so poi la regia ce le potrà far vedere, che anche è andata allo spettacolo che ha fatto Grillo a Roma, nella tappa romana all'Auditorium. E, insomma, questo incontro con Grillo, che consigli le ha dato, diversi da quelli che le aveva dato Casaleggio, gli stessi? In realtà abbiamo parlato di Roma e mi ha raccontato di una cosa molto interessante che già sta accadendo, che è accaduta 20 anni fa in Germania, di una cittadina, di una città tedesca che è diventata proprietaria delle reti di distribuzione dell'energia, e piano piano tutti i cittadini hanno acquistato, hanno installato all'interno delle proprie abitazioni impianti per produrre energia, l'hanno messa in rete e hanno iniziato a scambiarla. Quindi abbiamo parlato di esempi concreti, reali, esistenti, di nuovi modi per esempio di produrre energia, e quindi stavamo ragionando di Roma e di altre città invece che si sono già mosse. Questa proposta sarebbe, secondo lei, realizzata? Noi siamo, il Movimento 5 Stelle è molto interessato alla possibilità di migrare progressivamente verso fonti rinnovabili, quindi è chiaro che questo è stato un esempio di una città molto piccola. L'Italia ha circa 5.000 comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, dove queste possibilità magari sarebbero più facilmente realizzabili. Roma è molto grande, si potrebbe ipotizzare un progetto pilota, però abbiamo parlato di cose molto concrete. Molto concrete. Sì. Una ancora più concreta, diciamo, spendibile a Roma, che le ha detto Grillo, qual è stata? No, in realtà non ci sono state cose specifiche. Abbiamo parlato in generale di tante cose. Ecco. Poi lui è molto attento al versante energia. Sarà molto presente nella campagna elettorale romana? Non l'avete deciso? No. E invece l'incontro con Davide Casaleggio com'è andato? Perché quello è anche un altro tema, no? Il ruolo del... Se c'è una forma così dinastica, se c'è un ruolo e quale per Davide Casaleggio? No, nessuna forma dinastica. Voleva sapere, voleva conoscere un po' come abbiamo pensato di impostare la campagna elettorale, e quindi insomma ci siamo un po' confrontati su quelle che erano le nostre idee, su come stiamo procedendo. Ma qual è questo ruolo? C'è un ruolo formale per cui... Ma credo che sarà comunque, come Beppe Grillo, un garante. Tutto qui. Carlo Bonini, su questi, il rapporto, diciamo così, con i vertici, perché poi appunto c'è un uno vale uno, che però non è veramente un uno vale uno, sembra. Perché? Perché così? È un uno vale uno. Adesso diciamo, è inutile credo entrare nello specifico della questione, perché mi sembra una questione irrisolta da sempre, diciamo, nel movimento, ma questo voglio dire, ma è irrisolta non perché io non credo che ci siano dei misteri, però è irrisolta nel senso che non è mai chiaro, mai stato chiaro fino in fondo il rapporto tra candidati e, diciamo, casa madre, tra incarichi e casa madre, la scelta delle classi dirigenti del movimento. Ma comunque questo, diciamo, ma questo come dire è sotto gli occhi di tutti. A proposito di questo, lei sta però affermando delle cose che non sono corrette. Lei parla di scelta di classe dirigente. La classe dirigente, se così la vogliamo chiamare, dei futuri candidati è stata scelta sul blog. Quali sono i criteri non chiari? Sono stati i cittadini iscritti al blog a votare i futuri candidati. E per quale motivo un candidato sindaco di una città come Roma dovrebbe andare in una, diciamo così, negli uffici di una società, di un garante, diciamo, per parlare della propria campagna elettorale? Perché erano curiosi di sapere come ci stiamo muovendo. Quindi, diciamo, se lei la chiama da Torino, società di consulenza, che è curiosa di sapere come lei si sta muovendo, lei ci va. Questa società di consulenza in particolare ha visto nascere uno dei due fondatori del movimento, appunto, che è stato già Roberto Casaleggio. E quindi è normale che il figlio chieda come state procedendo. Tutto qui, io la trovo una cosa assolutamente normale. Invece io credo sarebbe molto interessante, per esempio, capire chi all'interno dei partiti tradizionali prenda le decisioni, perché vedete, noi le decisioni però proviamo a prenderle. È abbastanza evidente, hanno delle strutture di partito, poi possono piacere o no, però si sa chi è il segretario. Abbiamo visto quando votano determinati provvedimenti in Parlamento, come in realtà probabilmente gli ordini non li prendano neanche dal segretario, ma da qualcuno che sta più in alto, tipo le banche, le lobby del petrolio. Allora, talvolta è interessante anche notare e svelare questi piccoli meccanismi, perché noi cerchiamo di prendere tutte le nostre decisioni in accordo con i cittadini, e invece ci sono
altri partiti che forse seguono di più determinate linee che con i cittadini non hanno nulla a che vedere. Quindi, per carità, è giusto chiedermi e cercare di capire quali sono i nostri rapporti con Davide Casaleggio e Beppe Grillo, però attenzione, noi cerchiamo di essere molto molto trasparenti su questo. Senta, loro oggi sono garanti, un'intervista. Ma le decisioni le prendiamo dal basso, lo abbiamo sempre fatto. Ecco, a proposito di questo, io volevo fare una domanda su questo, cioè sul rapporto, diciamo, sempre, torniamo sempre al solito, diciamo, sulla questione di base, cioè sulla qualità della democrazia interna, no, del movimento, che è fondamentale, diciamo, nel momento in cui poi il movimento dovesse esprimere il sindaco di una città come Roma. Ho visto, che non ho capito bene il meccanismo, il funzionamento, che avete previsto un sistema di penali per i candidati o per i consiglieri che, non ho capito bene, non dovessero attenersi alla disciplina del movimento. No. E non, appunto, diciamo, glielo volevo chiedere. Cioè, qual è il caso in cui vengono applicate queste che penali? Cosa sono queste penali? Sono, certo, penali, sono sanzioni pecuniarie, chi decide, diciamo, chi è passibile della multa? Esistono degli organismi interni del movimento in cui, qualora uno venisse multato, può appellarsi? L'appello chi lo decide? Davide Casaleggio, Beppe Grillo, il blog? No, il codice etico, che peraltro è stato ritenuto valido dal 72% dei cittadini, prevede che è uscito un sondaggio in base al quale il 72% dei cittadini intervistati ha ritenuto il codice etico non solo valido, ma lo vorrebbe vedere applicato anche negli altri partiti. Facciamo un passo indietro. Perché la nascita di questo codice etico? A noi non piace che quando si vota una persona, si elegge una persona per una carica e all'interno di un determinato movimento politico o partito politico, questa persona poi lasci il posto e decida di fare il salto andando in un altro partito. Tra l'altro abbiamo visto come spesso nei partiti tradizionali i politici tendano a saltare proprio da una poltrona all'altra, e questo per noi è inaccettabile perché c'è la violazione di un rapporto di fiducia, a nostro avviso, e di coerenza tra il politico che viene eletto e l'elettore che durante la campagna elettorale invece probabilmente si fida di quella persona tanto da dargli il voto. Quindi allora, le penali servono per inserire un vincolo di mandato che però invece per noi è sì, una risorsa. Però attenzione, il vincolo di mandato non è, cioè la penale non è legata al vincolo di mandato, è più legata a un danno d'immagine, perché cosa diciamo noi? È legittimo cambiare idea. Si può anche decidere a un certo punto di non condividere più il programma del Movimento 5 Stelle, di non condividerne più i valori. A quel punto però la coerenza impone che ci si dimetta dalla carica e si faccia entrare il primo dei non eletti o comunque il non eletto successivo. Diversamente, se si vuole utilizzare il Movimento 5 Stelle come trampolino di lancio per andare poi in un altro partito, cosa che noi abbiamo sempre criticato, a quel punto riteniamo che ci sia un danno di immagine che abbiamo preventivamente quantificato in una somma pari a 150.000 euro. Quindi una sorta di penale per il danno di immagine. Questa, quindi legittimo, questa è la forma. Il legittimo poi è il cambio decide, di idea. Chi decide legittimo però il cambio di idea. Euro. Legittimo il cambio di idea, però ci si dimette e si fa entrare qualcun altro che in quel progetto prezzo ancora si crede. A caro che prezzo. In quel progetto ancora ci crede. Sì, e naturalmente poi chi decide la somministrazione, diciamo, di questa sanzione? È già stato stabilito. I candidati hanno sottoscritto un codice in base al quale si impegnano, qualora dovessero non condividere più i valori del movimento e volessero sì, ma chi apre l'istruttoria poi? Cioè, le faccio questo, un esempio, cioè, concreto. Supponiamo, se aprirà lo staff, lo aprirà il blog. Cioè, lo staff e il blog, quindi contesterà questa lo condotta staff e il blog, contraria. Quindi significa comunque i garanti, appunto, esatto. Ma Grillo e Casaleggio. Insisto, perché no, questo è interessante. È molto interessante. Faccio un esempio. Discussione, discussione in consiglio comunale o discussione su una delibera, un consigliere o due consiglieri eletti nei 5 Stelle, su lo specifico, su una questione specifica che può riguardare una gara, un appalto, un servizio, non sono d'accordo, si astengono, votano contro, che succede? 150.000 euro espulsi e subentra no, il... No, ma io ho fatto un altro esempio molto quindi solo concreto. In caso di... Cambio di partito. Ma certo, per noi questo è il problema grande. Tra l'altro... Cioè, non in caso di dissenso politico... La discussione è fondamentale. La discussione all'interno di ogni movimento politico è fondamentale perché permette di valutare in maniera approfondita tanti aspetti di una questione. Quindi quando noi eravamo in consiglio ed eravamo
in quattro all'opposizione. Spesso avevamo dei momenti di discussione per confrontarci, poi però si sceglieva una posizione unitaria, che era quella che, diciamo, era formata dalla maggioranza di noi quattro. Su alcune questioni abbiamo deciso magari di astenerci, su altre di approvare, su altre di votare contro, però tutto dopo una discussione che magari ci ha visto anche con posizioni differenti. Non il problema non è la discussione. Quindi il problema è quando, diciamo, il tema delle espulsioni così riguardano soltanto il, diciamo, una cambi, posizione, cambi di schiena, l'ambito, cambi di casacca, che secondo non le, noi non le sono... opinioni, no, no, questo chiarimento comunque è importante. Ma certo. Movimento 5 Stelle, io volevo chiedere i una cosa, di casacca sempre per noi sono gravissimi, la coerenza è importante. Poi ci sono anche i casi in buona fede dei cambi di casacca, comunque anche quello fa parte della poi vita poi ne parleremo politica. E mi farà, mi farà degli saranno esempi, perché altrimenti cambi di casacca bisogna tutelare in buona fede anche non ne libertà. Vedo. Però io invece volevo tornare a Grillo per un'altra ragione, perché è nella nostra memoria, insomma c'è stata una fase qualche mese fa in cui Grillo aveva detto a Roma sarebbero lacrime e sangue se ci fossimo, cioè se arriviamo noi, immagino che spesso le abbiano chiesto questa cosa, perché effettivamente aveva fatto una certa impressione, anche, insomma, come dire, però anche l'idea che si potesse rischiare l'impopolarità, diciamo, addirittura era stato preso come prova del fatto che forse il Movimento 5 Stelle non voleva vincere, invece no, adesso c'è lei in campo, forte, determinata e tutto. Però questo significa che allora lei non prometterebbe più lacrime e sangue per un certo tipo di... Insomma, aveva un po' spaventato anche i dipendenti comunali, diciamo così, le municipalizzate, eccetera, questa frase di Grillo. No, lei... Grillo ha messo il dito nella piaga. Purtroppo nell'amministrazione romana per tanto tempo, a causa di una cattiva politica, che possiamo dire ha dato questo esempio, molti comportamenti sono stati tollerati, per cui anche se una minima parte di dipendenti, perché poi una minima parte di dipendenti ha iniziato a utilizzare, mettiamola così, mettere in essere dei comportamenti illeciti, poi non veniva mai punito. Pensiamo per esempio alle persone che timbrano il cartellino per sé e per altri, ma le sembra una cosa normale? Eppure queste cose si sanno da sempre e mai la politica ha preso provvedimenti. Beh, oddio, piuttosto hanno provato vari con le cose, i fannulloni, esatto, sì, non hanno fannulloni mai funzionato. Però mai, non hanno mai funzionato, attenzione, la legge c'è. La legge c'è, allora... Come la farebbe applicare il Movimento 5 Stelle? È bella questa domanda, la domanda è bellissima, perché me lo chiedete sempre, come si fa ad applicare la legge? La risposta è molto semplice, si applica. Cioè non c'è una ricetta magica, la legge è lì per essere applicata, basta solo applicarla. Allora, se la legge prevede che... se uno fa così. Se uno, diciamo, pone in essere una condotta contraria alle regole, allora dovrà essere soggetto a un richiamo, eccetera, eccetera. Allora bisogna fare... Esatto, tutto quello che prevede la legge, anche perché poi sta passando il messaggio che chi si fa timbrare il cartellino dal collega è più figo di chi invece timbra il cartellino tutte le mattine e poi va a lavorare. Però noi, io posso interrompere perché... Diciamo, come mi scusi, chi non timbra il biglietto sull'auto è più figo di chi lo timbra. Quando noi diciamo dobbiamo riportare la legalità, noi vogliamo anche fare... Mettere in essere un cambio culturale, attenzione, rispetto delle regole, quindi timbrare il biglietto sull'autobus, timbrare il cartellino e andare al lavoro, sono cose non solo normali, quindi ma diciamo dovute. I timori devono essere di queste persone di chi viola la legge, chi rispetta la legge e peraltro lavora facendo una gran fatica, talvolta per sé e per colleghi appunto più assenteisti, chiamiamolo così, ma non solo non ha nulla da temere, ma sarà da noi... valorizzato. Noi abbiamo voglia e abbiamo già iniziato a stringere un rapporto con tantissimi di questi dipendenti, tantissimi funzionari, proprio per aiutarci a ridisegnare la macchina capitolina, che non va. È una macchina che ha una potenzialità enorme. No, ma il punto enorme è la difficoltà, non è che non sia allora, ovviamente no, condivisibile. Io volevo fare una domanda su questo, perché, diciamo, allora, va benissimo, per carità, l'educazione civica, diciamo, una nuova educazione civica per Roma è auspicabile. Sarebbe, non so, diciamo, la città ne ha bisogno, diciamo che ne ha bisogno circa da 2763 anni, diciamo, più o meno, con delle derive progressive. Con delle derive progressive, diciamolo. Quindi può anche darsi che dopo 2700 anni diciamo, sia arrivato finalmente il momento, e vi auguro, come dire, di riuscire a lì dove altri hanno fallito. Ma il punto è esattamente questo: con quali strumenti? Lei prima, a proposito delle energie rinnovabili, parlava delle piccole città della Germania.
Roma non è una piccola città. Certo. Diciamo così, la massa di dipendenti comunali e delle municipalizzate non ha eguali non solo in Italia ma in Europa. E noi abbiamo una legge sulla pubblica amministrazione, perché è vero che esiste la legge che consente il licenziamento, consente la sospensione, ma siccome io credo che il problema, diciamo, della pubblica amministrazione non sia solo l'assenteismo, magari fosse solo quello, e c'è un problema, come dire, di strumenti normativi. Allora a me la cosa che le volevo chiedere è questa: se lei non ritiene che la prima cosa da fare come sindaco, se dovesse diventare sindaco, è chiedere che il Parlamento vari uno statuto speciale per Roma, perché Roma non è come Parma, Roma non è come Torino, Roma non è come Palermo, le dimensioni di questa città non sono paragonabili e quindi gli strumenti di intervento non possono essere quelli della normale amministrazione. Questa è la prima domanda che le faccio, anche perché lei sa bene, essendo stata in Consiglio Comunale, che un dipendente comunale licenziato, sospeso dallo stipendio, dalle funzioni, ha due gradi di giudizio amministrativo, quindi diciamo una procedura che lei comincia domani come sindaco probabilmente si concluderà quando lei già non è più sindaco, né in una successiva campagna elettorale. Quindi questo, diciamo, poi un avvocato non li sa i tempi. Allora, questa è la prima cosa, cioè se lei ritiene che Roma abbia bisogno, chiunque diventerà sindaco, di strumenti di cui che oggi non ha. Questo dobbiamo continuare a considerarlo una città, o dobbiamo cominciare a considerarla un'area metropolitana come tale, con strumenti propri di un'area metropolitana. Quindi statuto speciale, la prima domanda. La seconda domanda è questa, e su questo, diciamo, credo che sia questo un altro punto qualificante, ed è la questione delle Olimpiadi. Ora, io non ho ben capito se lei è contraria o meno alle Olimpiadi a Roma, non l'ha mai detto chiaramente, non ha mai detto chiaramente né di essere contraria né di essere a favore, si è tenuta... Ma pensavo di essermi espressa in maniera netta, ma... Volevo capire, ripeto, siccome mi è sembrato che, diciamo, non sia favorevole alle Olimpiadi, mi chiedo perché. Nel senso che, anche questo lo trovo un fatto curioso, le Olimpiadi sono in genere occasione di crescita per una città. A Torino è stato così con le Olimpiadi invernali. In altre città, diciamo, forse solo Atene ha conosciuto il disastro legato alle Olimpiadi, ma per ragioni, che non Monti avevano... non le volle... Eravamo anche in un'altra fase. Allora, io le chiedo, non pensa che opporsi alle Olimpiadi per ragioni, come dire, legate ai rischi di corruzione, perché la città, diciamo, ha bisogno di altro prima... sia anche un modo, diciamo, per arrendersi subito, cioè per dire in fondo noi non saremmo in grado di governare, diciamo, un momento, un'opportunità chiaro, di crescita. Mi sembra chiaro, statuto speciale Olimpiadi. Allora, partiamo dalle Olimpiadi. La nostra posizione è di contrarietà in questo momento storico. Perché? Perché la storia ci mostra, e non è solo Atene, la storia dei dati ci mostra che tutte le città che hanno ospitato le Olimpiadi si sono indebitate molto, moltissimo, perché i soldi del CIO, quindi i soldi che vengono erogati dal Comitato Olimpico per la predisposizione dei servizi e delle infrastrutture necessarie, non sono mai sufficienti. E questo è vero tanto più che vediamo grandi città importanti come Stoccolma e Oslo per le Olimpiadi invernali, Davos e Cracovia, Boston ci sta ripensando, vediamo tante città importanti che stanno ripensando all'idea di partecipare alle Olimpiadi. Perché? Perché tutti i sindaci dicono: non vogliamo ipotecare il futuro dei nostri cittadini. Allora la posizione qui non è del Movimento 5 Stelle di Virginia Raggi: o siamo tutti dei pazzi o forse un fondo di verità c'è. Perché i sindaci dicono non vogliamo ipotecare il futuro dei nostri cittadini? Perché sanno benissimo che poi la città dovrà sborsare ulteriori milioni di euro per completare le opere, le infrastrutture, per sistemare. Allora, bisogna capire se in questo momento Roma parte con un buco di bilancio di 12-16 miliardi, più un altro buco ordinario successivo che si attesta tra 1 miliardo e 2 e 1 miliardo e 5, ultime stime, con una perdita strutturale di oltre 550 milioni di euro, della quale dobbiamo rientrare, come ci ha detto il Salva Roma, in 3-4 anni. Allora si tratta di capire se in questa situazione odierna noi siamo in grado di assumerci un debito ulteriore di milioni di euro, oppure non sarebbe più opportuno dire
Sospendiamo, congeliamo in questo momento le Olimpiadi, pensiamo al quotidiano perché da qui al 2024 i romani sono tutti morti nelle buche, nel traffico, nell'immondizia, nell'assenza dei servizi. I servizi sociali, che sono un servizio fondamentale che l'ente pubblico, che l'ente locale deve assicurare ai cittadini, finiscono i soldi tra giugno e settembre. Significa che i cittadini che hanno diritto di avere un'assistenza, per esempio pensiamo ai disabili, tra giugno e settembre, a seconda del municipio nel quale vivono, si vedono tagliare le ore perché non ci sono più soldi. Allora forse noi dobbiamo fare un passo indietro e pensare qual è la funzione dell'ente locale. Se è quella di assicurare servizi, dobbiamo un attimo riperimetrare l'azione dell'ente, capire che in questo momento dobbiamo stringerci tutti quanti e rimettere l'ente in funzione di lavorare, cosa che non è, oggi non è. Però mi scusi se la interrompo, però, allora il problema... Poi dobbiamo avere la pubblicità. La città e le casse saranno risanate, ben vengano anche le Olimpiadi o i grandi eventi. Ad oggi noi riteniamo che Roma non possa permettersi questo tipo di spesa. No, ma l'argomento di non caricare ulteriormente il debito mi è chiaro. Mi è meno chiaro, diciamo, se questo è il punto di partenza. Lei sa benissimo, diciamo, che l'80% viene assorbito dalla spesa per il personale bilancio del comune. Allora, le risorse dove sono? Dove le trovi? Le risorse dove le troviamo? Si può essere, diciamo, degli amministratori virtuosi, ma a prescindere dalle Olimpiadi, i soldi dove li troviamo? Da un lato bisogna tagliare gli sprechi. Noi abbiamo presieduto per due anni la commissione revisione della spesa e questa commissione ha lavorato molto trovando circa 1.200.000.000 di euro di sprechi l'anno. Quindi ogni anno Roma, che ha un bilancio di 6 miliardi, ne spreca 1 e 2 per servizi, ne spreca o non ne incassa. Quindi lotta agli sprechi. Lotta agli sprechi durissima. Recupero dei soldi che non vengono incassati e poi un'altra risorsa importante che non è mai stata utilizzata perché il personale capitolino non è formato, quindi non ha studiato come fare, riguarda tutto quel grandissimo bacino rappresentato dai fondi europei. I fondi europei che vanno recuperati. Esatto, vanno recuperati. Vi devo interrompere perché dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, abbiamo già sforato, fra poco. Allora, vado a Torino da Lorenzo Pregliasco che ha dei numeri su Roma per noi che possiamo poi commentare. Prego, Lorenzo. Sì, sondaggio di PR, lo vediamo con il cartello 2 relativo al primo turno. C'è, diciamo, una situazione attuale di vantaggio per Virginia Raggi, come forse possiamo vedere dal cartello, eccolo qua, col 27% attuale. E una battaglia importante per il secondo posto tra Giachetti e Meloni, che sono intorno al 20. Ecco. Abbiamo forse il ballottaggio, credo. Facciamo vedere. Eccolo qui. Eccolo qua, stima di ballottaggio con, diciamo, un vantaggio abbastanza significativo di Virginia Raggi con Giachetti, in questo scenario, 57 a 43. Allora, Virginia Raggi, questi sono i sondaggi naturalmente, però dei competitor, intanto c'è questo gran pasticcio, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, con c'era Gasparri, quindi abbiamo parlato della destra e di chi alla fine sceglierà Forza Italia se resterà Bertolaso. Lei chi preferisce, Meloni o una convergenza invece del centrodestra su Marchini? Lei ha avuto delle parole molto aspre su Giorgia Meloni nei giorni scorsi. No, ma non si tratta di parole aspre. Vede, secondo noi i nostri competitor sono semplicemente i soliti partiti che si riciclano. E quello che in realtà ci fa un po' inorridire, perché ormai non sorridiamo neanche più, è che abbiano la faccia tosta di ripresentarsi nonostante abbiano sfasciato e distrutto questa città. Perché nei 20 anni precedenti a voler rimanere, diciamo, a voler circoscrivere l'azione, hanno governato loro in maniera alterna, probabilmente con una prevalenza della sinistra, diciamolo. Ma il disastro di Roma Capitale e Mafia Capitale inclusa l'hanno prodotta loro. Quindi che oggi si ripropongano come che vuole cancellare completamente i partiti? No, assolutamente. Noi ci auguriamo e ci saremmo augurati magari un proliferare di liste civiche, ma civiche davvero, di appunto, cittadini. Cioè lei voleva che non si presentassero né PD né Forza Italia? Io credo che dovrebbero, mi permetta l'espressione, saltare un giro e fare un po' di pulizia al loro interno.
Perché oggettivamente è difficile pensare che dei partiti che sino ad oggi hanno fatto affari con le cooperative, gli organismi, gli enti di mafia capitale, che sino ad oggi hanno comunque contribuito ad alimentare quel buco di bilancio che si chiama gestione commissariale, che hanno contribuito a distruggere la nostra città, francamente è un po' difficile pensare che oggi possano candidarsi per risanare questa città, perché la domanda che io faccio a loro e farei anche a voi è: fino ad oggi, perché non l'hanno risanata sino ad oggi, quando la governavano? Dov'erano? Che cosa hanno fatto? Perché parlano sempre di futuro e mai però di passato? Però abbiamo già fatto questo, questo e questo. Questi partiti sembra che ogni volta nascano, partano dal punto zero. Non è così. Hanno già avuto le loro occasioni. E purtroppo il disastro di Roma è la dimostrazione di come loro hanno inteso amministrare questa città. Carlo Bonini. Vabbè. Non c'è dubbio che il 5 Stelle da questo punto di vista hanno un vantaggio obiettivo. Non c'erano e ci sono. E come tutti, diciamo così, tutti quelli che cominciano a correre possono serenamente dire, diciamo, a chi gli è accanto di essere, diciamo, schiancati. Diciamo, l'attacco ai competitor è al di là, diciamo, del rappresentante, del candidato, ma proprio nella struttura, diciamo, dei partiti. Io insisto, diciamo, su un punto, e cioè... Ho la sensazione, ma magari sbaglio anche qui, che abbiate, diciamo, una percezione della vostra autosufficienza politica, ma politica nel senso non delle alleanze o del consenso trasversale, un po' naif. Cioè l'idea che in qualche modo per governare un bestione come Roma sia sufficiente onestà, trasparenza, buona volontà, energia, di cui competenza. Come una sottovalutazione della complessità. Il problema complessità, è quella la competenza. La competenza, diciamo, incrocia la complessità. Uh-huh. Allora, con chi intendete governarla questa città? Intendo dire non con quali alleati o con quali partiti, con quali persone, con quali testi, cioè con quali squadra, competenze. C'è una squadra che potreste pensate, mettere in campo? La squadra la metteremo in campo senza dubbio, se parliamo, se parliamo della squadra di assessori, e come ho già avuto modo di dire più volte, presenteremo tutti quelli che siamo riusciti a trovare prima del momento della presentazione, quindi questo li per noi trovati, è... Li stiamo cercando, stiamo selezionando, ma soprattutto la nostra squadra... Cioè la ricerca dell'assessore ai trasporti sarà come quella del Dalai Lama, perché diciamo, trovare un assessore ai trasporti competente o al bilancio diciamo, non sarà un'impresa semplicissima. Non sarà un'impresa semplice, non è un'impresa semplice, ma non è impossibile. In realtà però la squadra, attenzione, questo è molto importante, è fatta... da noi cittadini che entriamo nelle istituzioni e dai cittadini che rimangono fuori, dai cittadini che lavorano per Roma Capitale, dai dipendenti di ATAC e di AMA. Noi andiamo in queste aziende, ieri siamo andati a parlare con i lavoratori di Acea, noi andiamo in queste aziende a dire aiutateci voi stessi a risanare le aziende, perché sono i dipendenti che risanano le aziende, non sono i top manager che magari non hanno detto anche prima, quindi state facendo un lavoro capillare, mettiamola così, di ricerca, di reclutamento dentro le aziende, di buone idee, non sperando, di buone idee, molte idee, già ce le hanno date. Sì, le idee d'accordo, però appunto il tema è la realizzazione. Però volevo chiedere a Lorenzo Pregliasco, questo tema dei partiti, come tua analisi, immagino tu non ci sono numeri su questo, però tu hai a che fare con i numeri, il tema dei partiti, per come lo sta utilizzando adesso nella campagna elettorale Virginia Raggi, abbiamo sentito in che modo ne parla, il retaggio del passato, come se non dovessero proprio presentarsi e saltare un giro. Quanto pesa il passato, secondo te, insomma, se pesa? Ma credo sia rilevante, anche perché non dimentichiamo che poi sul piano nazionale comunque la fiducia nell'istituto partiti è veramente ai minimi termini. Questo su Roma credo possa essere ancora più accentuato come tratto. Quindi, diciamo, per quanto riguarda il mio punto di vista, direi questo. Questo. Allora, io invece volevo chiedere a Virginia Raggi se ci sono delle municipalizzate di Roma. Roma, parliamo, diciamo, ovviamente è una sfida, e anche essendo la capitale... Poi quello che accade riguarda tutti ed è politica nazionale, per questo anche lo stiamo facendo. Ma quali municipalizzate di Roma, secondo lei, dovrebbero essere chiuse o ristrutturate in modo? Ci sono da chiudere? Sicuramente sono da riorganizzare, ma questo ce lo impone anche il decreto Salva Roma, che è stato il decreto appunto con il quale Roma è stata finanziata sulla base di una serie di obiettivi da raggiungere.
Consideri che noi abbiamo, come Roma Capitale, circa un'ottantina di società, tra società di primo livello, secondo e terzo livello, che svolgono servizi per la città. Allora è chiaro che 80 sono un po' troppe, soprattutto perché la città è come la vediamo tutti i giorni. Quindi occorrerà una razionalizzazione, occorrerà accorpare, riorganizzare e capire... Lei darebbe più spazio ai privati nei servizi per Roma? Io darei il giusto spazio al pubblico, soprattutto per i servizi essenziali. Vede, quando parliamo per esempio di trasporto pubblico, il trasporto pubblico è un servizio essenziale che deve, a nostro avviso, fornire e deve rimanere tutto pubblico. E deve rimanere pubblico, ma organizzato bene. Perché quello a cui i partiti ci hanno purtroppo abituato è che il pubblico deve funzionare male e quindi nella natura delle cose arriva il privato che salva. Non è così. Il pubblico può funzionare bene se gestito bene. È chiaro però che se il pubblico viene amministrato da persone che hanno l'unico obiettivo di far entrare amici e parenti per garantirsi un bacino elettorale, a un certo punto queste società collasseranno su se stesse e quindi ecco arrivare il privato, che comunque è sempre un amico, con il quale poi iniziare a fare affari. Per noi non è così. Ci sono determinati servizi che sono pubblici e debbono rimanere pubblici, senta, debbono rimanere tali e noi ci batteremo per questo. Le faccio un'altra domanda su questo. Pensa che se ci fosse una vittoria del Movimento 5 Stelle ci sarebbe uno spoil system forte, cioè una sostituzione di classe dirigente forte, un obiettivo, uno spoil system 5 Stelle? Parlare di spoil system non è, a nostro avviso non è bellissimo, perché è un'espressione che è stata spesso abusata. È chiaro che i dirigenti dovranno essere esaminati molto attentamente, perché si sono serviti insieme ai vecchi politici, si sono serviti di Roma più che servirsene. Cercheremo di rinnovare anche lì, senza dubbio, e metteremo persone competenti che condividono la nostra visione, quindi quella di una città efficiente, pubblica, che funziona e che è orientata al cittadino. Ho un'altra domanda che riguarda i costruttori, la prendo da un articolo di Repubblica, Carlo Bonini, perché la Repubblica di Roma ha fatto un pezzo interessante con molti dati su come in realtà il tema dell'urbanistica delle case non sia tanto presente nella campagna elettorale, nonostante i grandi costruttori siano poi personaggi veramente forti dal punto di vista delle classi dirigenti e anche dei poteri economici della città. Allora, ci sono quartieri dimenticati, sono quartieri interi, scollegati, che hanno un sacco di problemi di servizi, sono stati costruiti dai grandi costruttori, Toti, Caltagirone, Parnasi, questi sono i nomi di Roma. Vorrei sapere se il Movimento 5 Stelle ha una posizione e anche dei rapporti, cioè se avete avuto dei contatti con l'associazione dei costruttori e con i costruttori e cosa gli avete detto? Avremo, credo, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane un incontro con loro, perché so che è stato chiesto, e una posizione molto precisa ce l'abbiamo. Considerate che l'Istat ha censito a Roma oltre 100.000 abitazioni trasfitte o invendute. Non si può dire, quindi, che a Roma ci sia bisogno di costruire ulteriori case. Quello che invece si può e si deve dire è che Roma va rigenerata, ossia le strutture esistenti, molte delle quali fatiscenti, debbono essere in qualche modo rigenerate. Quindi noi lo spazio parlare... per i costruttori è in quel settore e non in un altro. Per noi sì, e tra l'altro attenzione, lei li ha perché... conosciuti? Li ha conosciuto qualcuno di loro? No, mi sembra di no, quindi li incontreremo. Mi sembra di C'è no. da dire una cosa, guardi, mi faccia solo finire, che proprio questo spazio è preso in alta considerazione dai fondi europei. Quindi vediamo come determinate tipologie di intervento che vanno anche verso la rigenerazione urbana e lo stop al consumo di ulteriore suolo agricolo siano supportate da una politica europea da questo punto di vista intelligente. Quindi se uniamo gli sforzi, a nostro avviso c'è lavoro e ce n'è tanto proprio per tutti. Devo proprio interrompere, però volevo che Carlo Bonini dicesse la sua anche rispetto a questo tema. Sarebbe insomma un cambio. No, in bocca al lupo, nel senso, no, scherzi, in bocca al lupo, perché la strada. Nel senso che la strada mi sembra lunga. Credo che la campagna elettorale riserverà ancora qualche sorpresa. Beh, intanto ne stiamo aspettando. Perché è lunga. Mi auguro, l'invito che faccio alla Raggi, ma che vale ovviamente per tutti gli altri candidati, che sia una campagna elettorale in cui si provi a spiegare a Roma che cosa i candidati sindaco vogliono davvero fare. Cioè che non sia una campagna elettorale, anche perché la città è sfinita.
è oggettivamente sfinita, è anche abbastanza stufa, soprattutto una città, diciamo, che credo difficilmente si berrà favole. Ci fermiamo su questa considerazione, grazie per essere stati con noi, adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci vediamo, anzi non ci vediamo noi domani, ma c'è Omnibus con Marco Fratini. Questo programma